Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video recensione dove, come avrai potuto notare dal titolo, parleremo di un libro. A me posso dire che è piaciuto tantissimo, è straordinario e parla di una vita pratica, di fede cristiana, di una donna che ha potuto vedere veramente la mano di Dio all'opera in ogni cosa. Quindi vogliamo capire e scoprire chi è questa donna. Il titolo è Abigail Loof, una donna che credeva nell'impossibile, a cura di Osvalda Malcolm. Questa donna aveva qualcosa di particolare. Aveva vissuto la sua infanzia con un grande maestro, un uomo di Dio che ha fatto della sua vita una vita pratica di aiuto per gli altri. Stiamo parlando del famoso George Mueller. Una persona veramente, come abbiamo detto, che ha dedicato l'intera sua vita per l'opera di Dio e per aiutare gli orfani, quei bambini che non avevano genitori o avevano dei genitori con difficoltà. Lui ha creato questi orfanotrofi e Dio veramente si è usato di lui in una maniera straordinaria. Abigail è stato a suo contatto, è stata strettamente vicina a lui e lei addirittura racconta in questo libro che all'età di 3 anni vedeva quest'uomo pregare e Dio rispondeva alle sue preghiere in maniera proprio pratica e precisa. Quindi questa ragazzina, diciamo che ancora 3 anni, cosa vuoi che capiva, ma aveva scoperto che la preghiera muoveva il braccio di Dio. Quindi iniziò a sperimentare questa potenza che c'è nella preghiera e fece una richiesta a Dio in preghiera e Dio le rispose immediatamente. Quindi a lei nel suo cuore, già a quella tenera età, capì che Dio esisteva, che Dio era vivo e che Dio rispondeva alle preghiere che gli venivano rivolte nel nome di Cristo Gesù. Ad un certo punto Abigail, che viveva con sua mamma, anche lei una donna di Dio, man mano che cresceva, la mamma gli insegnava la parola del Signore. Leggevano la Bibbia insieme, pregavano insieme, fino a un certo punto che questa bambina Abigail è cresciuta e quando era poco più adolescente, sua mamma gli diede il suo primo incarico. Gli disse di andare a trovare una signora che abitava vicino a casa loro e di portargli un pensierino, un regalo. E quindi Abigail iniziò a comprendere che la vita cristiana non era solamente una vita di teoria. Leggo la Bibbia, prego a casa ed è finita lì. La mamma di Abigail gli ha trasmesso un messaggio a noi molto attuale, ossia che la vita cristiana è una vita pratica, quindi gli insegnò che doveva mettersi all'opera. Quindi Abigail, a questa tenera età, iniziò a servire Dio con queste visite, andava a trovare le persone ammalate, pregava per loro, li incoraggiava, leggeva qualche versetto della Bibbia insieme e da qui Abigail ha potuto vedere la mano di Dio all'opera in maniera straordinaria. Ad un certo punto però il ministero di Abigail prende una svolta e si concentra su un'opera di evangelizzazione. Abigail inizia a parlare di Gesù a chiunque e uno dei suoi modi principali che ha usato fino alla fine è quello di usare un volantino, dei trattati che parlavano di Gesù, fino al punto che un giorno parlando con un tranviere, gli parlò di Gesù e della salvezza dell'anima. Questo tranviere accettò Gesù Cristo nel suo cuore. Il giorno dopo è morto, è andato col Signore e Abigail decise di fare un volantino proprio con la testimonianza di questo tranviere. Cosa è successo? Che Dio ha iniziato a benedire in una maniera straordinaria questo volantino che Abigail portava con sé nella borsa e consegnava a chiunque incontrava. E da quel momento in poi, veramente Dio ha operato meraviglie. Dio ha iniziato a salvare tante persone che hanno ricevuto questo trattato, questo volantino. Dio ha iniziato a guarire delle persone. Dio ha iniziato a manifestare la sua gloria solamente perché Abigail si era disposta per servirlo. Si era disposta a parlare di Gesù. Si era disposta per operare nel nome del Signore. Quindi abbiamo potuto vedere che attraverso questo libro a me mi ha dato due insegnamenti particolari.
Uno è la vita di preghiera che Abigail conduceva e due, una vita pratica di evangelizzazione. Lei, la sua vita era concentrata sull'annuncio del Vangelo, non in maniera complicata o difficile, ma a lei bastava dargli quel trattato e farle qualche domanda e da lì creava un approccio meraviglioso. In quella semplicità Dio ha operato in un modo straordinario. Quindi questo libro te lo consiglio vivamente. Se sei un credente, sono sicuro al 100% che sarà di grande incoraggiamento e sarà anche uno sprono per iniziare a fare sul serio nell'opera del Signore. Quando dico sul serio, non dico che dobbiamo iniziare ad aspirare a predicare in un pulpito o a fare chissà quali cose. Basta un piccolo volantino, una preghiera fatta nel nome di Gesù: Signore, benedici questo volantino e benedici tutti coloro che lo riceveranno, e Dio onorerà quelli che lo onorano. Quindi attraverso questo libro veramente voglio ringraziare Dio per la vita di questa sorella, voglio ringraziare il Signore con tutto il mio cuore per averlo tra le mie mani, per averlo letto. È molto breve, molto piccolo, quindi lo potrai leggere in poche ore, ma sarà di grande benedizione. Detto questo, io ti saluto, ci vediamo al prossimo video recensione e che Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia. Shalom!